po' che non vloggo. Solo che siccome il vlog che ho fatto ve l'ho mandato un po' in ritardo, in realtà voi magari è un, non so, 2 o 3 giorni o una settimana al massimo che non vedete video, invece per me sono 2 settimane che non vloggo. È chiaro il concetto? Sì, chiarissimo. E niente, stiamo andando al compleanno del nonno di Christian. E in un ristorante qua vicino. Vicino. Sì, vabbè, 10 minuti, questa vicino. Casa nostra. E abbiamo preso un po' di sole. Sì, perché praticamente poi, casomai se pomeriggio ci andiamo, vi faccio vedere che ho allestito il terrazzo di mamma con piscina, lettini, piscina gonfiabile ovviamente. Vabbè, certo. E ovviamente sul terrazzo fare un buco per una piscina interrata la vedo difficile, anche perché andrebbe a finire dentro la nostra cucina. E praticamente quindi vi faccio vedere che cosa abbiamo allestito ieri. E non ho vloggato ieri perché sinceramente mi sono dimenticata. Ci ho pensato dopo, ho detto beh, sarebbe stato carino fare il vlog. Sì. E poi cos'altro? Ah, devo andarmi a fare le unghie. Ormai le mie unghie sono diventate una cosa di stato, peggio del governo. Praticamente, siccome queste qua mi piacciono parecchio, però secondo me è un colore un po' troppo invernale, quindi vorrei fare, adesso ho visto una foto in cui praticamente sono bianche con tutte, tipo è una sorta di French bianca spalmata con tutti i brillantini, è bellissimo perché poi qualsiasi cosa vi indossate il bianco ci sta, mentre questo qua è un po' più rompipalle, cioè nel senso è un po' più impegnativo. Mi sono cresciute tantissimo e manca ancora una settimana, perché la ragazza mi ha detto più o meno ogni 3 settimane non attendere di più, perché poi c'hai praticamente metà unghia con la ricrescita. E mi reggono, cosa sì, fantastica, vero. Perché io le testo veramente tantissimo, perché col lavoro che faccio praticamente è una cosa impossibile non testarle. Botte, urti, addirittura l'altro giorno, vabbè, quello non c'entra niente col lavoro, ma so tipo tagliavo, affettavo col coltello quello seghettato, mi sono portata via un pezzo di cerno. Però non possono anche come si dice, reggere questo tipo di urto, ecco. E niente, mi sta facendo male il braccio, quindi ora riprenderò te. Vai, di qualcosa, madonna, sembri illuminato, sempre illuminato. Sono illuminato, certo. Sei un illuminato. Monaco illuminato. Perché Monaco? Che c'entra? Allora, niente, per il pomeriggio forse ci vedrete tornare lì nel terrazzo, perché eravamo in dubbio se andare al mare direttamente dopo il ristorante o no. Poi non abbiamo preso le cose per andare in spiaggia. Oddio, lui voleva andare al mare, ma io c'ho un piccolo problema. Quello che arriva ogni mese, quindi ok, sì. E non è la rata del mutuo. Carina questa. Sì. Quindi lui andiamo al mare, ma devi anche chiedere prima, perché cioè a meno che non vogliamo fare Mosè. Sì. E niente, quindi andiamo sul terrazzo, prendiamo un po' di sole, diventiamo lucertole barra aragoste. Io mi butto sul lettino, probabilmente faccio anche una mezz'oretta di sonno. Sì, di sonno. Spettacolo. Forse non si ricorda bene quanto è caldo nel terrazzo di mia madre. Faccio mezz'ora di coma. Esatto. Buongiorno. Oggi è il giorno dopo e no, non ci siamo più andati in piscina, nonostante io sembri assolutamente rossa, ma sono rossa dall'altro giorno, in cui forse ci sono state effettivamente un pochino troppe ore. E perdonatemi l'aspetto indecente, ma praticamente oggi è lunedì mattina, io questa settimana faccio la notte e ho deciso che andrò al mare, che il giorno andrò al mare. Ovviamente dovrò dormire giusto quelle 3 ore che mi bastano per non morire e tra un pochino parto, vado al mare. Tra l'altro Christian fa lo spezzato questa settimana, così. E quindi lo raggiungo, dato che comunque l'azienda è molto vicina al mare, ci andiamo a fare un
un 2 ore insieme al mare. Cioè, io resto di più, lui poi deve andare a lavorare. Che ci vuoi fare? Non tutti possono avere la fortuna di lavorare di notte. E quindi adesso che cosa faccio? Sono le 9:05. Preparo da pranzo. Faccio l'insalata di riso così ce la portiamo. Prendo tutte le cosine per il mare e poi parto. Che capelli, ragazzi. Ma tanto devo andare al mare. Poi mi farò una bella doccia stasera. E dopo la bella doccia, belle 8 ore di lavoro e vai! Però ho una missione quest'anno, diventare, scusate se sembro strabica, ma mi viene da guardare qua, invece dovrei guardare voi. Praticamente ho una missione quest'anno, diventare come Carlo Conti. Ce la farò, senza ovviamente fare danni alla mia povera pelle. E ci vediamo tra 3 secondi, prendo le cose per il pranzo e vi faccio vedere che cosa preparo. Allora, ho appena messo su appunto l'acqua per il riso, adesso aiuto. Andiamo, la mia dispensa non è incasinata, qualcosa di più. Dov'è il riso? Il riso normale. Io ho tipo 100 risi, no? Riso basmati, riso integrale. Il riso normale, quello che cuoce normalmente. Mi sa che non ce l'abbiamo più. Fantastico, vabbè, faremo qui basmati, andrà bene lo stesso. Ecco qua, questa è l'insalata di riso che ho preparato. Riso basmati, poi ci ho messo un affare pronto lì che c'era, mais, carotine, pisellini e credo basta. Fagioli rossi e funghi. Poi ci ho messo la salsa sriracha, che rende tutto molto molto piccante. Questa è per me, come potete vedere, una ciotolina quadrata. Per Christian invece c'è un portapranzo come si deve. E niente, questa è una borsa termica, improponibile. Adesso metto dentro anche questa, ci metto tutti i ghiaccini. Aspettate che con una mano Io no, non so ragazze veramente come fanno quelle che fanno con una mano. Io non riesco a fare praticamente niente con una mano. Ok, la metto dentro e preparo la borsa da mare e poi si parte. E niente ragazze, sono al mare ma praticamente sta per piovere. Che palle, non è possibile, guarda. Beh ragazze, che dire, ho evidentemente scelto uno dei giorni migliori per andare al mare, non trovate? Non trovate anche voi? Eh sì, c'è una tempesta di pioggia in corso. Comunque sono riuscita a prendere un po' di sole perché quando sono tornata a casa, da me c'era il sole ancora, sono andata in terrazzo e un'oretta circa sono riuscita a prendere un po' di sole. Mamma mia, che giornata! Io spero che si plachi un po' perché io stasera devo andare a lavorare alle 9. Se piove così di notte mi sparo direttamente. Ora, io non so voi che cosa possiate vedere, ma vi garantisco che un pochino di sole l'ho preso. Forse non si vedrà nulla, forse con la luce. Con la luce? Sì, con la luce. Vedete che un pochino di sole l'ho preso. Adesso vado a farmi la tinta. Perché va di moda su YouTube? No, no, mi vado a fare la tinta perché volevo un pochettino schiarire questa parte. Beh, dalla luce questa qui sembra verde. Comunque, ho preso di nuovo questa qua, che è il super biondo, antigiallo. Vediamo se, ovviamente non partirò dalla radice assolutamente, voglio fare l'effetto, vedete, effetto chatouche. E niente, vediamo come viene, speriamo bene, tra un pochino la metto. Mi sono docciata perché comunque sono stata di sopra in terrazzo, cioè abbiamo la piscinetta e dentro c'è il cloro, quindi assolutamente ogni volta mi doccio. Però dai, ragazze, eh? Poi con un po' di trucco, un po' di di fondo, un po' di terra, facciamo l'effetto abbronzato. Però no, sul serio, guardate anche le braccia, comunque un pochino di sole l'ho preso. E va bene. Ci vediamo tra un po'.
Oh, una bella sgrandinata, fantastico, fenomenale. No, perché voi dovete sapere che io stamattina, appunto, Madonna che lampo che ha fatto, dovrei togliermi da qui. Sì, dicevo, dovete sapere che io stamattina ho praticamente, appunto, sono andata al mare e ho mandato una foto a varie mie amiche che ovviamente lavoravano, che mi hanno maledetto. E la loro maledizione si è scagliata alla grande. Forse non avrei dovuto. Cioè, guardate che pezzi di chicchi. Io sono senza parole. Senza parole. Buonasera. Allora, voi non vi rendete conto questo video che avete appena visto di quanto tempo fa è tantissimo che non carico un video. E ho avuto dei problemi sia a livello mentale barra lavorativo e non sono stata tantissimo tantissimo bene. Comunque ho fatto le unghie nuove nel frattempo, le ho fatte e non si vedono. Aspettate. Allora, mi sono spostata perché non si vedeva assolutissimamente nulla. Ho fatto le unghie, vi stavo dicendo, ecco, ora le vedete, sono bianche sfumate, cioè qua rimangono rosa e poi si sfumano sul bianco, ma non le vedrete mai. Comunque è già passata una settimana da quando ho fatto le unghie e vi dicevo che è stato un periodo un pochino stressante per me, quindi non sono riuscita a caricare troppissimi video, anzi non ne ho caricati affatto. Vi siete accorti di questa cosa e alcuni di voi me l'hanno fatto notare, ma fidatevi, non è cattiveria, io quando non carico i video è semplicemente perché non riesco e avendo un lavoro che mi porta via tantissimo tempo, avendo una casa da portare avanti, quello che avete tutte, non ho ancora i bambini, però mi sono presa un po' di, tra virgolette, tempo per me. Scusate, ma non ce la faccio seriamente più con questo elastico in testa. Ok, ho fatto un'acconciatura altamente orribile. Però vabbè, lo stesso, cioè veramente è un periodo in cui sono stanca. Questo vlog è stato un po' un mix di pezzettini di vlog. Io spero che nei prossimi giorni riesco a girare dei video migliori. Scusate se mi vedete stanca, ma sono le 7 di sera e ho fatto la mattina, quindi sono in piedi dalle 3 e mezza. E mi dispiace cioè, se c'è qualcuno di voi che non sopporta di vedermi così stanca, ma questo è quanto. Questa è la mia vita purtroppo a volte è così, spesso e volentieri. Io spero di farvi comunque compagnia a volte e di tenervi un pochino appunto sì di compagnia, ma anche insomma di farvi sentire meno sole, voi come me che lavorate tantissimo e che siete sempre con questi, che fate sempre questi turni meravigliosi che ci tolgono anima, cuore, corpo, tutto. Ci uccidono lentamente. E vabbè, ragazzi, io vi saluto. Spero che il vlog vi sia piaciuto, anche se è stato un po' così, un po' vari pezzi di varie giornate. E lo concludo oggi perché appunto mi sono sempre dimenticata di concluderlo. Sì, le ho fatte più lunghe, le ho fatte lasciare più lunghe e riesco anche a lavorarci. E questa è la cosa meravigliosa. Perché pensavo di non riuscire, invece ci riesco. E almeno le mani ce le ho sempre curate, almeno quello. Per quanto riguarda la faccia, se qualcuno ha un, non so, tipo una cosa, non so, un foglio di carta con il trucco che la mattina posso fare pom, e uscire truccata e restare truccata fino alla sera, fatemelo sapere. Un bacione grande, ci vediamo al prossimo video. Spero di riuscire a fare un pochettini di più video. Mamma mia, non so più parlare nemmeno. Un po' più di video. E un bacio grande. Ciao ciao!